Difficile parlare di bellezza in questo momento storico? No, se la bellezza, quella oggettiva, viene intesa come elemento necessario e imprescindibile in ogni tempo, come consolazione dalle brutture, come pensiero alto che si fa concreto nel quotidiano. Ed è con questa ambizione che è stata pensata la 7ª edizione di Sfide culturali e politiche del progetto Osservatorio della Fondazione Magna Carta con la Fondazione Nuova Italia ed Alleanza Cattolica. Il ciclo di incontri si svolgerà nelle sale del Hilton Garden Inn con la solita formula dell'intervista pubblica. Il simbolo grafico che rappresenta questa edizione, come si vede dalla brochure, è la Venere di Botticelli da un lato insieme ad un orinatoio dall'altro, per richiamare quello che fece Marcel Duchamp nel 1917. L'artista propose l'immagine di un orinatoio appunto per una mostra, lo fece per deridere il mondo dell'arte, ma fu preso sul serio e si rafforzò, spiega l'onorevole Alfredo Mantovano, la convinzione che qualsiasi cosa può aspirare a diventare arte e ad essere considerata bella. Ma la bellezza è in tante cose, è nell'universo, è nell'arte, è nell'architettura e nella città. L'aver scelto come luogo per presentare questa rassegna uno dei siti più belli di Lecce, che certo non difetta di luoghi fantastici, sta proprio a significare che la bellezza intanto ha un tratto oggettivo di riconoscibilità per chiunque. Non è una cosa inutile che fa perdere tempo. Parleremo per esempio del rapporto tra bellezza e piano regolatore, per dire che le città nelle quali si è trascurato il profilo della bellezza sono città che si sono spopolate, quindi è qualcosa di molto concreto. Fa parte della nostra vita quotidiana, trascurarla significa perdere un po' di consolazione di fronte alle miserie che ci agitano ogni giorno. Gli incontri si apriranno il 2 novembre con il professor Antonino Zichichi, perché la bellezza risiede anche nel mondo empirico e non si poteva che partire dalla meraviglia dell'universo approfondita da uno degli scienziati viventi più autorevoli al mondo. Si proseguirà con la bellezza della musica con il professor Antonio Montinaro, neurochirurgo che in sala operatoria ascolta Mozart, e con Pierpaolo Bellini, docente di sociologia. Ci sarà poi Vittorio Sgarbi per l'arte, il sindaco di Lecce Paolo Perrone con l'avvocato Portaluri che parleranno della redazione del PUG, che non può prescindere dai canoni della bellezza. E per concludere il docente di psicologia Marco Costa insieme al vescovo di Albano, Monsignor Marcello Semeraro.